Buongiorno a tutti, siamo a Martis, a una cinquantina di chilometri da Tempio Pausania. Abbiamo fatto qualche giorno in paese da Francesca, dove abbiamo fatto la vendemmia con il papà e il fratello, e adesso siamo di nuovo on the road. Francesca è rimasta un attimo in camper e io vi porto a far vedere la foresta pietrificata. C'eravamo già state negli anni passati, però adesso facciamo qualche video da mettere sul canale. Questa foresta pietrificata, come altre in questa zona, si andò a formare all'incirca 20 milioni di anni fa, quando una violenta eruzione vulcanica portò la foresta ad essere inabissata nei laghi circostanti. I laghi si riempirono di cenere dell'eruzione vulcanica e la cenere ricca di silicio andò a fare il processo di fossilizzazione degli alberi, ossia la sostituzione delle parti dure del legno con appunto il silicio. Per cui gli alberi hanno aspetto di pietra. Stanotte abbiamo dormito qui, che è il parcheggio sopra la foresta pietrificata. C'è stato un bel temporale, ma non ha rinfrescato per niente e fa caldo. Adesso ci spostiamo e andiamo a visitare sempre qui i dintorni. Francesca? Buongiorno. Buongiorno. Siamo sempre a Martis e questa è la chiesa di San Pantaleo. È una chiesa in stile romanico con influssi gotico-aragonesi. È stata consacrata fino al 1920, poi adesso è sconsacrata ed è stata abbandonata perché la collina su cui è stata edificata sta franando. All'inizio era formata da un'unica navata, poi sono state aggiunte quelle laterali. Detto, nonostante interventi per consolidarlo, è crollato. Guardate, si vedono ancora i colori e le decorazioni. Change. I didn't leave to find my way.
adesso siamo a Chiaramonti, a pochi chilometri da Martis, visitare il castello dei Doria, che è stato prima chiesa e poi fortezza. Ovviamente c'è una bellissima vista, ma oggi questo cielo grigio non mi rende giustizia. Siamo a Fontanazza, Parco della Scultura. Questo enorme parco con queste querce da sughero bellissime. Poi ci sono tutte queste sculture, ma non abbiamo ben capito cosa sono. Ora andiamo a scoprire, magari c'è qualche dettaglio in più. Vedete, venne nulla, abbiamo fatto questa stradina da Chiaramonti. Parco monumentale Angelo. Non so se è l'autore o fatto in onore di. Qualcuno viene qua perché ci stanno i bidoni della birra. Gli amici di Angelo, quindi è il ricordo di questo angelo. Un uomo, sembra un uomo, dico un uraga. Dove ti giri ci sono statue o fatte in pietra, prevalentemente in pietra, ma anche sculture di legno. Sarà una piccola volpe. Carino.
metto un po' il secco. Che bella, un braccio di ninfa. Allora, abbiamo trovato altre informazioni sull'autore di queste opere. Era Angelo Truddaio, un pastore che si dedicava alla scultura. Il suo motto era l'arte di tagliare senza rompere. E qui eseguiva le sue sculture e, essendo scomparso nel 2011, hanno fatto questo luogo di, diciamo, di, per ricordarlo. Bello in particolare. Buongiorno, oggi siamo anche qua. Buongiorno. Allora, ieri sera poi siamo venuti a Sedini in un'area camper gratuita. Abbiamo dormito lì e adesso ci facciamo un giro per il paese, che c'è una domus molto interessante. Guarda. Adesso ve la facciamo vedere. Eccola qua, questo masso inglobato. Adesso a breve dovrebbe aprire il museo. Allora, questa domus ha avuto varie destinazioni, prima tomba ovviamente, poi abitazione e magazzino e adesso è il museo etnografico. Questa è dalla parte di sotto, questa roccia calcarea. Stiamo entrando. Questa è la casa prima del Novecento. Un po' più di lusso. Guarda che belli questi cestini.
Vado a focolare per scaldare la... Questa è la culla? Sì. Queste saranno state le famiglie che hanno abitato qua. Che spettacolo. Pure il terrazzo c'avevano. Beh, non male come vista, eh? Questa è proprio la parte delle tombe.